E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video su come completare le nuovissime sfide della settimana numero 7. Qui le sfide importanti ne sono soltanto due, quella dei libri e quella delle case di pantano. E ciò ci farà sbloccare il nuovissimo sendardo di Lexa. Purtroppo non il nuovissimo stile, perché purtroppo manca qualche sfida e si sbloccherà nella settimana numero 8. Ed anche la skin segreta. Ma come al solito, prima di vedere questo video, ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove storie. La primissima sfida, e quella più importante, è quella di trovare dei libri a siepi da grifoglio e sabbie sudate. Una sfida che ha dato non pochi problemi, ecco le posizioni dei libri. Ma nel frattempo vi dico che, nonostante io abbia completato tutta la sfida, all'interno della raccolta non è stata contata. L'ho rifatto una seconda volta e di nuovo non è stata contata, nonostante si completi all'interno della partita. O un problema della sfida o è un problema di rissa squadre. La seconda sfida è quella di visitare in una singola partita le case di Pantano Palpitante. E sono semplicemente quelle casette che vedete in basso a sinistra della mappa. Tutto qua. E si sbloccherà il carissimo stendardo di Lexa. Che dire ragazzi, spero di essere stato utile in queste sfide. Le altre sfide sono molto molto semplici, quella di raccogliere degli scudi, di fare una kill senza scudi. Molto molto semplici. Spero che questa sfida si completi e riusciate a ottenere, perché come state vedendo a me ancora non le ha completate nonostante io le abbia completate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo sabato con una nuovissima storia, con dolcissimo e carnissimo.